L'evangelizzazione della Germania transrenana ebbe inizio nel VII secolo, sul finire dell'epoca merovingia, per opera dei monaci irlandesi ed anglosassoni, e raggiunse il massimo sviluppo nel secolo seguente con l'azione missionaria di San Bonifacio. Il primo a sbarcare in Frisia, nei Paesi Bassi, fu Wilfrido di York. Poi l'abate Egberto, un maestro di vita spirituale dell'epoca, vi mandò Willibrord, oriundo della Northumbria, dove era nato nel 658, il cui zelo per la diffusione del regno di Dio sarà l'unico incentivo della sua movimentata esistenza. Questo monaco, che i biografi descrivono piccolo di statura, nero di capelli e di delicata costituzione, con occhi profondi e vivi, incarna il tipo ideale del monaco occidentale, un lavoratore che non conosce pause né crisi di scoramento, austero, prudente, leale, tenace e devoto al Papa. Formatosi nell'abbazia inglese di Ripon all'età di 20 anni, si era recato in Irlanda per perfezionare la sua cultura teologica sotto la guida dell'abate Egberto, che a 30 anni lo consacrò sacerdote. Dopo l'insuccesso della missione di Wilfrido, fu mandato con 11 compagni in Frisia. La vittoria di Pipino di Eristal su re Radbod nel 689 rese più facile l'impresa. Sbarcati all'imbocco delle Scout, una regione di terre acquitrinose, i missionari si diressero all'interno, accolti con grandi onori dal duca Pipino. Ma Willibrordo, prima di dare inizio alla sua opera di evangelizzazione, volle recarsi a Roma per avere il beneplacito del Papa. Da Sergio I ebbe approvazione ed incoraggiamento. Al rientro il monaco scelse Anversa come centro del suo apostolato e come avamposto delle future fondazioni, tra cui la più celebre fu quella di Utrecht. Per l'erezione della nuova diocesi in Frisia, Willibrord si recò nuovamente a Roma, dove il Papa Sergio I il 21 novembre 695 lo consacrò vescovo col nome di Clemente. 24 anni dopo, Gregorio II farà altrettanto col monaco sassone Wilfrido Bonifacio. Da questo momento sarebbe arduo elencare tutti i viaggi dell'infaticabile missionario dalle rive del Reno fino alla Danimarca. Fondato a Echternach, Lussemburgo, un piccolo convento, vi morì il 7 novembre 739 a 81 anni di età. Fu un uomo di azione e di preghiera e soprattutto un grande organizzatore con uno spiccato senso del comando che gli consentì, grazie anche alla formazione di vescovi ausiliari, una novità per l'Occidente, di evitare il frazionamento delle varie chiese con la conseguente dispersione dell'attività pastorale. O Dio grande e misericordioso, che in Gesù Cristo, buon pastore, ci hai donato un'immagine viva del tuo amore per noi, sii benedetto per tutti i vescovi e in particolare per San Willibrordo, e per la sua intercessione concedici le grazie che ti chiediamo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ich rama,